La Vastese saluta i suoi tifosi con la vittoria di misura sul Porto Sant'Elpidio. Nell'ultima casalinga della stagione i biancorossi hanno superato per 1-0 la formazione marchigiana, già da qualche settimana matematicamente retrocessa, grazie ad una rete di Martiniello in apertura di ripresa. Gara quella dell'Aragona senza assilli di classifica e dunque godibile. Primo squillo al 7° minuto con la punizione di Obodo e il colpo di testa di Martiniello che a 2 passi da Cavalieri impatta di testa centralmente. Al 20° ancora biancorossi pericolosi con un'azione fotocopia della precedente, angolo di Obodo e colpo di testa dell'attaccante aragonese che manca di pochissimo il bersaglio grosso. Gara giocata a ritmi bassi e con il prevedibile pallino del gioco in mano ai ragazzi di D'Addario. I marchigiani però si difendono con ordine, non disdegnando qualche sortita in avanti. Al 22° minuto Martiniello per la Vastese ci prova per la 3ª volta, girando in area un cross di Diarra e trovando questa volta una deviazione in angolo. Attacca la Vastese che al 39° arriva ad un passo dall'1-0 con il portiere marchigiano che con un grande intervento nega il gol a Diallo. Al 42° ci prova Diarra, ma la mira non è delle migliori. Il primo tempo finisce così sullo 0-0, ma in avvio di ripresa al 5° Martiniello, al 4° tentativo, non sbaglia mettendo la sfera di testa alle spalle di Cavalieri su angolo di Obodo. Vantaggio meritato per la formazione del presidente Bolami che non paga dell'1-0, continua a spingere. Al 10° proteste abruzzesi per un presunto tocco con la mano in area marchigiana di Aliffi su cross di Diarra, ma Striamo di Salerno lascia proseguire. Al 21° arriva il primo vero tiro in porta ospite con Perri che su punizione chiama alla parata di Rienzo. Al 24° lo stesso Perri per gli ospiti approfitta di un rimpallo ma dal limite sfiora l'incrocio. Al 36° si rivede così la squadra di casa con il neoentrato Lenoci che dall'interno dell'area di rigore allarga troppo il compasso mettendo il pallone al lato. Il finale di partita non regala poi altri acuti con i biancorossi che escono dall'Aragona fra gli applausi dei 200 presenti. Domenica ultima della stagione a Recanati e poi tutti al mare con la società però chiamata a programmare già tra qualche settimana la nuova stagione. Due campionati, due parti finali, un Covid di 45 giorni, insomma è stato pesante ma è stato per noi, lo è stato per tutte le altre squadre, insomma c'è il Castelnuovo che sta disputando 4 partite a settimana, insomma però fare un finale del genere, 4 vittorie consecutive non era mai accaduto nella mia gestione, a Vasto ne avevamo vinte 3, 4 no. E quindi è un motivo di soddisfazione soprattutto per questi ragazzi che devo dire mi hanno seguito dal primo giorno, sono stato da parte loro anche pesante per certi versi e anche oggi volevo questo, ma lo volevano anche loro e loro sono determinanti in campo perché sono poi quelli che trasmettono quello, o meglio realizzano quello che io trasmetto. Guardi, io sono abituato a sedermi, pensare, essere motivato e poi realizzare quello che voglio. Non è semplice decidere dall'oggi al domani. Io ho portato un esempio che è quello del... Non ha parlato col presidente? Io parlo tutti i giorni col presidente. No, di futuro intendo dire. Parliamo di futuro, ma il futuro è questo. È domenica prossima ancora, quindi non possiamo pensare al futuro se non finisce un campionato. Ci si siede. Pensiamo a quello che uno vuole fare, da parte mia ci sono le idee che vorrei che si realizzassero io, dobbiamo vedere chi c'è come presidenti, come dirigenti, come direttori sportivi, cioè non è semplice, l'allenatore ce ne sono 5.000, ha voglia di trovare allenatori, vengono anche gratis, anzi qualcuno porta, mi dicono, porta anche i soldi e quindi ha voglia di pensare all'allenatore. Bisogna essere tranquilli, sereni, pensare alla parte finale e poi decidiamo che cosa fare. Nelle ultime partite abbiamo cercato sempre di rovinare il campionato, soprattutto dopo che è arrivata la batosta della retrocessione diretta. I ragazzi si sono impegnati anche oggi, hanno dato il massimo, forse nel secondo tempo alla fine potevamo anche pareggiarla. Abbiamo avuto 2 o 3 situazioni dove potevamo far male, forse l'avremmo anche meritato, però abbiamo incontrato una squadra esperta, una squadra che vanta anche i giocatori che hanno fatto Lega Pro e quindi non era semplice, però i ragazzi hanno onorato anche oggi la partita. Sono venuto in una società seria, di persone serie, dove non mi hanno fatto mancare niente, dove non mi hanno chiesto niente, mi hanno chiesto solo di far crescere questi ragazzi
a dir vero sono cresciuti molto, quindi vedremo. Loro hanno tutto per fare bene e hanno anche la speranza di essere ripescati e magari di programmare qualcosa di importante.